direi che può cominciare lui, perché lui è stato il primo a proporcelo, non se lo ricorda Emiliano, però facemmo una prima riunione in piazza tra noi Ultras e Piazza San Giovanni. Emiliano disse una frase che mi è rimasta impressa in tutti questi anni, perché noi eravamo, alcuni di noi, molti di noi eravamo un po' scettici, perché dicevamo: come possiamo noi prenderci sulle spalle una cosa così, un onere così grosso, perché comunque gestire una società, per noi che invece siamo abituati a stare sugli spalti, poteva essere una cosa nuova. E lui disse questa frase, si incavolò di brutto e se ne andò, perché disse: voi siete dei pigri, perché non avete il coraggio di affrontarla questa difficoltà e cerchiamo di risolverla. Siccome, perché, cioè, la cosa andò avanti, lui prese e se ne andò la prima sera. La seconda sera gli facemmo di nuovo la riunione, perché la notte poi porta consiglio, e ci fece riflettere molto su questa cosa qui, e partimmo più motivati e decidemmo di fare il passo, anche perché ricevemmo una telefonata che ci garantiva la presenza di una persona che, giustamente, noi i mezzi economici non erano la nostra portata, erano abbastanza limitati, e ci fu una telefonata che ci disse che c'era la persona disponibile, ecco, a supportarci per questo periodo, per quel periodo là, che poi fu, era Mario Venditelli. Mario Venditelli con la collaborazione, c'era Emiliano Branca e Jimmy Capitano, in pratica il vecchio Cervaro, perché lui stava a Cervaro, mi sembra, in quel periodo, ed era intenzionato ad avvicinarsi, abbracciò la nostra idea e nacque la SD Nuova Cassino Calcio. Corrado, Emiliano era il segretario, il tesoriere, e Corrado era uno dei factotum, no? di quello che faceva tutto veramente nella società, oltre ad essere un consigliere, uno dei consiglieri. I soci fondatori, mi sembra, eravamo 30. Sì, che hanno sottoscritto lo statuto. Che sottoscrivono lo statuto, sì, al vecchio studio di Emiliano in via Enrico De Nicola, quel 22 luglio del 2010, nacque tutto da lì. E niente, poi se Emiliano vuole aggiungere qualcosa. Diciamo che adesso mi ricordo, no, quella sera, qualche minuto fa avevo rimosso questo fatto. Io credevo che, insomma, essendo cassinati, noi avevamo la necessità di dimostrare ancora una volta l'orgoglio che contraddistingue la gente di Cassino e la città di Cassino, no? Che uno scatto d'orgoglio, di non voler accettare che la decisione di qualcun altro potesse mettere fine a quello che era la tradizione calcistica della nostra città, che poi è uno dei modi con cui si dimostra l'amore e l'attaccamento alla propria terra. E quindi noi come tifosi, che avevamo qualche anno in più rispetto agli anni 80 e avevamo un patrimonio comunque di conoscenze, di professionalità, io ho detto: secondo me non è giusto che tutto possa finire così per il capriccio di qualcuno, e dobbiamo reagire e dobbiamo essere noi il viatico per la rinascita del calcio a Cassino, che era una rinascita che nasceva da basi popolari di condivisione e che poteva poi approdare di nuovo a categorie più consone, come fortunatamente poi è accaduto grazie al presidente Nicandro Rossi e a tutti i soggetti imprenditoriali che lo stanno supportando. Quindi era per far capire che anche il tifoso, anche la persona normale, anche il cittadino, colui che è innamorato della propria terra, della propria città, non necessariamente deve adeguarsi a quella che è la scelta del presidente di turno, e può reagire, può con uno scatto d'orgoglio riappropriarsi di qualcosa che poi porta dentro di sé, a prescindere poi dai ruoli, dalle posizioni economiche e da quello che poi la vita di tutti i giorni ci propone. E quindi grazie, come ricordava Pietro, all'impegno e al sostegno di queste persone, Mario Venditelli, che di suo ha dato tanto, lo stesso Emiliano Branca e Jimmy Capitano, che io ricordo con piacere perché ho sostenuto e ho accompagnato nella campagna acquisti di quell'anno, in cui nel suo garage di via d'Europa
c'era la processione di questi ragazzi che venivano ed erano entusiasti di poter venire a giocare con il Cassino Calcio, e abbiamo dato anche la possibilità a tanti ragazzi di Cassino di poter vestire la maglia della propria città, perché venendo da un'esperienza professionistica in cui i calciatori erano tutti di fuori tranne alcune eccezioni, ricordo con piacere Vincenzo Lamanna, era chiaro che per quei ragazzi era un'occasione d'oro. Infatti ricordo il primo raduno al campo 2 in cui, non so, erano 100 ragazzi che si mettevano alla prova per poter, ecco, poter accedere alla prima squadra. Maria, vai per fatti tuoi. Quindi un ricordo molto bello. Ricordo anche l'esperienza con la Juniores, sai, Corrado? Non dimentichiamoci della Juniores. Che ci dice su quei ragazzi? E tu che eri l'accompagnatore. Ho preso ragazzetti di tutti i posti e alla fine qualcuno ha esordito pure in prima squadra ed ha anche segnato. Per quanto mi riguarda, credo alla salvezza del primo anno, che è stata veramente un miracolo calcistico. Sembrerebbe assurdo pensare che il Cassino Calcio, che si salva nel campionato di promozione play-out, possa essere un ricordo emozionante, però per come è nata la nuova avventura, per come si è sviluppata, con le mille difficoltà a cui siamo andati incontro, credo che quello sia stato il miracolo vero, perché aver salvato la categoria quell'anno significa aver dato la possibilità realmente al Cassino di ripartire, perché poi si è aperta una finestra di collaborazioni, di persone che si sono avvicinate, la diffidenza è venuta meno e hanno capito, insomma, che si faceva sul serio e che c'era veramente la possibilità di rilanciare il Cassino. Quindi credo che la salvezza del primo anno sia stata la chiave di volta della nuova era del Cassino Calcio. Secondo me, oltre a che si fa appena detto Emiliano, vabbè, a parte tutte le trasferte, le situazioni, stare in panchina insieme alla squadra, le due promozioni. Sì, per me il gol di Chetà a Sermoneta, perché mi ricorda quell'anno abbiamo sofferto in particolare perché c'era un muro da parte del prefetto di Latina che ogni partita ci veniva vietata, ogni trasferta, compreso la finale, diciamo, perché era l'ultima partita a Sermoneta dove potevamo decidere il campionato, e ci vietavano la trasferta, andammo lo stesso in massa, abbiamo assistito alla partita da un campo di grano fuori. È una cosa veramente, adesso viene da ridere a con tutti. Le rimostranze del proprietario del campo, sì, a cui avevamo un po' rovinato il raccolto. C'era una cosa veramente indecente, guarda, una cosa veramente, però ricordo benissimo quel gol e i 20 minuti circa di pianto liberatorio, perché calcola che erano già 5 anni di sofferenza, quindi sono passati 4 anni e mezzo, tutti 4 anni e mezzo di dolori e sacrifici fatti da noi, e ecco, all'improvviso vince un campionato di promozione, sembrava poco, però per noi era veramente la fine di un incubo. Poi quest'anno è stato il coronamento. Teniamo questa categoria, speriamo di tenercela stretta. Io penso che la cosa più bella che possiamo fare è le belle trasferte che ricominceremo a fare, bei viaggi lunghi, che non si può andarci a giocare a pallone su un campo giallo. Tutti qua, diciamo che è un'occasione per ricominciare a viaggiare, ma viaggiare non solo come, ecco, come trasferta, ma viaggiare anche come possibilità e come orizzonte, no? Perché poi alla fine credo che quello che stimola il tifoso ad alzarsi la mattina, ad andare allo stadio in casa oppure a seguire la squadra in trasferta, è proprio quello di avere un orizzonte e una prospettiva. E io credo che la società del presidente Rossi ci dia la possibilità finalmente di tornare a sognare, ad avere degli orizzonti diversi che, insomma, ci mancavano da un po' di tempo. Ecco, prendere l'autostrada e varcare i confini regionali credo che sia, ecco, il primo tassello per cominciare di nuovo a sognare per un grande Cassino. Per quanto mi riguarda, mi auguro che questa categoria dia una scossa alla città, perché la società sta allestendo una struttura adeguata per poterla affrontare, la categoria, però c'è bisogno di tutta la città.
uniti si vince, l'abbiamo dimostrato mille volte. Se anche tutti coloro che hanno le possibilità, gli stessi cittadini, gli stessi tifosi di Cassino, danno un maggior contributo in ogni termine, anche con il semplice abbonamento, perché quello è già un atto d'amore, e gli imprenditori che hanno la possibilità, che capisco il momento di crisi che è particolare, però dando una mano, ecco, anche economica, con gli sponsor, o anche entrando in società con il Cassino, si fa una società sempre più forte che può, perché no, ambire a fare il salto di categoria nell'arco di un triennio. Speriamo che la categoria ci dia questa possibilità, oltre allo scenario delle trasferte, che sicuramente, come dicevano i miei amici, è la cosa che più, per quanto ci riguarda noi tifosi, è quello che aspettiamo con maggioranza. Guarda, l'esigenza che noi avevamo era in primis quella di ottimizzare le risorse che, e le forze che i vari gruppi avevano negli anni dimostrato, e volevamo dare l'occasione a tanti ragazzi che non si riconoscevano in nessuna delle realtà presenti laterali di poter avvicinarsi al tifo e di poter dare una mano a chi c'è sempre stato. Quindi è un'idea che è nata in questi termini. Anzi, il mio augurio e il mio auspicio è che questo messaggio venga compreso, e quindi questa è l'occasione per fare un appello a tutti i ragazzi che amano il calcio e amano il Cassino di avvicinarsi a noi, di partecipare, di darci forza e di consentire anche un ricambio generazionale che è auspicabile. E questo era il senso del nostro essere appartenente ad un unico striscione. Poi pensavo tantissimo che, a differenza di anni fa, molti genitori lasciano venire i bambini piccoli vicino a noi, venite, suonate, saltate e cantate. E gli insegneremo a suonare e a cantare. Questo è il messaggio, che vogliamo dare a tutti quanti, a tutta la città, che la tifoseria si è riunita e ha raggiunto questo unico obiettivo, che è quello di essere, di stare tutti quanti insieme sotto un unico grande striscione, che è quello che vedete la domenica, Cassino 1924, qui scontra Nos, che poi è il nome del primo Cassino quando fu costituito nel 1924, appunto, così si chiamava. E il messaggio di Corrado e di Emiliano, io non posso che avallarlo e aggiungermi all'appello di far venire tutti allo stadio. Noi, tra l'altro, abbiamo anche costituito un'associazione per attività parallele a quelle che noi solitamente facciamo, ecco, come Vita Ultras. Abbiamo costituito un'associazione in via Leopardi 65, si chiama Associazione Qui Scontra Nos, che può darci la possibilità, anzi darà la possibilità a tutti noi, anche alla città, è libera, chiunque può partecipare, di iniziative anche nel sociale. Ne abbiamo già fatta una a dicembre con la raccolta per Amatrice, per il progetto degli Ultras dell'Aquila, che hanno raccolto questi soldi per la costruzione di un centro sportivo per bambini, e ne faremo altre anche a difesa del territorio, della nostra città, perché gli Ultras non sono soltanto coloro che appollano le gradinate e sostengono la città con la voce, cercheremo di sostenerla e di difenderla anche con i fatti, e questo è quello che ci auspichiamo coinvolga quante più persone possibile nella nostra città.